È mezzanotte 31 in questo momento. Buonasera, benvenuti a Night Desk, che vi dovrebbe raccontare la giornata della fiducia alla Camera di Matteo Renzi, ma che in realtà non si è ancora affatto conclusa. Non la fiducia, quella è stata votata, archiviata tranquillamente, ma la giornata non si è conclusa, almeno dal punto di vista politico, perché è in corso ancora la riunione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, che hanno messo, diciamo così, sotto accusa quattro loro esponenti, quattro senatori. Rei si immagina, perché il capo d'accusa effettivamente non è ben chiaro, ma insomma si immagina sia l'aver messo in discussione lo streaming, quello famoso, fra Renzi e Grillo, e tutto questo stava andando in onda sotto i nostri occhi, perché appunto era anche questa riunione in streaming. Poi lo streaming si è interrotto per una buona mezz'ora e io in questo momento non so se è ripreso oppure no. So che però la discussione è ancora accesissima e ancora non è però stata presa una decisione sulla sorte di questi quattro senatori. Non è una questione da niente. Ieri lo abbiamo visto al Senato, la maggioranza che ha avuto Renzi è stata di 8 voti. Poter contare su altri esponenti, magari del Movimento 5 Stelle, che un domani potessero rendersi disponibili per un eventuale appoggio al governo, è importante. Oggi alla Camera c'è stato un esponente di SEL, Gennaro Migliore, quindi il capogruppo di SEL, che ha detto, rivolgendosi a Renzi: perché stai con il nuovo centrodestra? Tu è con noi che dovresti stare. È evidente che non ci sta, anche perché non ci sono i numeri per starci, ma se qualche cosa cambiasse. Quindi questa vicenda del Movimento 5 Stelle la teniamo d'occhio, la seguiamo e intanto salutiamo però i nostri ospiti. Onorevole Sandro Gozzi del Partito Democratico, buonasera, buonasera e benvenuto. E benvenuto anche al senatore Andrea Mandelli di Forza Italia. Grazie, buonasera. Con noi ci sono anche Franco Rina per la redazione politica. Buonasera. E Vincenzo Dornetto per la redazione economia ed esteri. Buonasera. Franco, allora, a parte questa vicenda del Movimento 5 Stelle, dicevamo, c'era anche un'altra coda della giornata che riguarda Renzi, perché il Presidente del Consiglio non ha concluso la giornata alla Camera. Esatto. È tornato a Palazzo Chigi e lì ha fatto un'intervista con Ballarò, dove tra le altre cose ha risposto anche ad una domanda di Floris sulla questione Letta, come se ti è dispiaciuto arrivare a Palazzo Chigi in questo modo. Io ve la faccio sentire subito perché insomma è centrale nella questione anche interna al PD. Ok. Dal punto di vista personale e dall'orgoglio tantissimo, io mi ero fatto tutto un altro film. Io sono uno di quelli che non ha mica paura di andare a fare una campagna elettorale. E quando mi è capitato di farla, la campagna elettorale per le primarie, mi è capitato di perderla, di vincerla, mi è capitato di farla, l'ho sempre fatta. Però c'è un passaggio. In questo momento io non sono qui per aggiungere una riga al mio curriculum, non sono qui per un'esigenza personale. Più posto, ha fatto tutto. Non ho fatto nulla di quello che mi interessa fare, che è cambiare l'Italia, perché l'Italia è un paese che, se faccio il Presidente del Consiglio io, vorrei dire a chi sta a casa, ai ragazzi di 30 anni, di 20 anni, ciascuno di voi può smettere di pensare che questo paese sia il paese dei soliti parrucconi. Vabbè, qualche ripetizione ormai perdono anche a lui, perché come gli aveva detto giustamente quella signora all'uscita dalla messa, quelli. Se lo fai tu lo può fare chiunque. Sì, ma ormai lo ripete da qualche ora. Quindi no, però hai fatto bene a farcelo vedere, perché noi oggi che abbiamo seguito la fiducia, sì, e poi chi ha guardato i telegiornali ha sicuramente visto quella scena abbastanza imbarazzante in cui Enrico Letta, faccela vedere, okay, dai. Allora, sì, ad un certo punto è arrivato Bersani, che non immagini, ritornava alla Camera da quando ha avuto il malore, insomma, dal 5 di gennaio. Il suo malessere, ecco, arriva Bersani, sono tutti vicini. Letta lo abbraccia, Renzi lo abbraccia. Ora per Bersani c'è stata un'ovazione, tutti in piedi, lo hanno salutato calorosamente, così l'ex segretario, poi ecco, arriva Letta, e questo è l'abbraccio con Letta. Ed era, vabbè, comprensibile. L'ingresso di Letta non ha avuto la stessa accoglienza che ha avuto Bersani. Poi Letta andrà a sedere di fronte a Renzi. Tra i due il gelo continua, perché non c'è stato né uno sguardo amichevole né uno scambio di saluti. E allora partiamo da qui, Gozzi, perché poi vedremo anche i titoli dei giornali come raccontano, insomma, questa ma a
sono in parecchi a evidenziare, diciamo, i problemi interni al PD, perché nelle dichiarazioni di voto, già l'avevamo visto ieri al Senato, ma oggi ancora di più alla Camera, insomma, i mal di pancia sono saltati fuori, anche se devo dire, a onor del vero, che il capogruppo alla Camera del PD Speranza ha anche detto: non è più se fallisce Renzi, fallisce Renzi, e se fallisce il PD, falliamo tutti. Quindi, insomma, si è assunto, diciamo... c'è una gara a chi si può assumere la responsabilità. Vabbè, è anche bello, corretto, no, che ci sia... Cioè, il partito di maggioranza che esprime... Ci mancava che non lo facesse, Ho capito, però, Renzi vince la colpa di me. Negli ultimi 20 anni abbiamo invertito la tendenza, perché in questi 20 anni è stato uno scaricare la responsabilità. Ora, chi più può non è colpa mia perché non mi hanno fatto governare, non è colpa mia perché non mi hanno fatto lavorare. Non è colpa mia perché mi ha l'hanno tradito, adesso ci assumiamo la responsabilità. Mi sembra una bellissima notizia questa. Come mi sembra una bellissima notizia che Bersani sia tornato in aula. E del resto il fatto che l'abbia fatto nel giorno della fiducia, penso che sia un bellissimo gesto che ha fatto nei confronti del Parlamento, nei confronti del partito, nei confronti soprattutto del Presidente del Consiglio. Dopodiché, però non può negare che appunto Enrico Letta è passato e non ha salutato. Salutato Del Rio. Vabbè. Perché era in prima fila Del Rio. Perché Del Rio era in prima fila. Sembra come se io parlassi. No. Ma lei c'è, scusa, puoi dire cose. No. No, perché Renzi è seduto. Non è la stessa. Bisogna sempre accontentare. In Parlamento Renzi è seduto dove sono i giornalisti, sono i colleghi giornalisti. Mentre Del Rio è qui ed è Letta è qui. E quindi ha salutato Del Rio passando davanti. Quindi cioè non l'ha salutato perché non gli è capitato fra le mani. Poi è arrivato tardi e quindi si è seduto dove ha trovato posto. Vabbè, ora torniamo. Civati ha fatto quello che io ero sicuro avrebbe fatto. E va bene, questo sì, perché la disciplina di partito c'è ancora, è di quelle belle ferre, no, non è come... No, guardi, vedi, anche su questo Pippo Civati, Matteo Renzi, il sottoscritto, siamo, loro soprattutto hanno molto più successo di tanti di noi, ma anche tanti di noi siamo fatti di una pasta diversa rispetto a quello che abbiamo visto nella politica negli ultimi 20 anni. Cioè noi le cose ce le diciamo in faccia... Nelle sedi giuste, diciamo, stai sbagliando, stai facendo bene, però poi, dato che vogliamo vincere insieme, stiamo insieme, e Pippo Civati ha fatto esattamente questo. Tra l'altro, mi sembra che abbia fatto anche una cosa in più, ha convocato i suoi sostenitori, ha cercato di parlare a tanti del partito che avevano dei dubbi su questo passaggio, lo ha fatto, è venuto in aula e ovviamente ha votato la fiducia perché Civati è uno dei leader del Partito Democratico. Se non voti la fiducia... è difficile stare nel Partito Democratico. Nessuno avrebbe cacciato Pippo Civati. Voi dice, ma sarebbe molto difficile. C'è chi, ci sono altri che cacciano, adesso vediamo poi, perché non è detto che Letta così resterà nel al PD. Movimento 5 Stelle. E questo, io credo di sì. Io credo proprio di sì. Beh, oggi, insomma, ha salutato solo Bersani. Letta oggi però ha votato la fiducia, sì, certo, al governo Renzi. Quindi mi sembra, allora, che senatore, meglio di questo... arrivo un attimo anche da lei, ma prima di arrivare da lei vorrei che Franco invece ci desse altri elementi del racconto appunto di questa giornata. Abbiamo visto la freddezza. Beh, intanto ricordiamo anche i numeri, insomma, a quest'ora magari vai. Sono 378 sì, 220 no, un solo astenuto. La maggioranza c'era. Vabbè, con 300 voti, scontata. Quindi diciamo che è molto ampia, non gli 8 per l'appunto che avete vissuto voi al Senato. Però entrando un po' più nel merito del dibattito, se abbiamo visto appunto qualche distinguo del PD, Sel che dice ma che ci state a fare con il nuovo centrodestra, abbiamo visto anche da parte per esempio di Forza Italia uno spettro abbastanza ampio di forme di entusiasmo, no? Allora, non so, vogliamo sentire prima? No, lo faccio notare perché è abbastanza curioso. L'onorevole Biancofiore era molto, molto contenta di questo governo. Lo stesso Brunetta, lo stesso capogruppo Brunetta, a un certo punto... insomma, è un atto di sfiducia. Ecco. Ma no, innanzitutto volevo davvero approfittare anch'io per fare gli auguri a Bersani. Non abbiamo condiviso spesso posizioni, io rappresentavo posizioni diverse dalle sue, però sono stato veramente contento di vederlo oggi. Poi ho appreso con gioia che il PD è riuscito a riuscire a stare insieme, quindi le lezioni di Prodi forse le hanno imparate. Questo non mi rende felice, però sono speranzoso se lo dice a me, se il PD ha preso le lezioni di Prodi, io le dico spero proprio di sì, e mi sembra che il passaggio Renzi
sia proprio un indice positivo, un indizio positivo di quello, che lei sta dicendo. No, però al di là di tutto, al di là del fatto che le faccia piacere, Brunetta ha anche sottolineato un paio di passaggi importantissimi che invece... Certo. Uno in particolare che riguardava la legge elettorale, che continua a essere un nodo ancora oggi personalmente non credo del tutto chiarito, poi forse voi mi contraddirete, però insomma. Ma dunque, nel senso che per Brunetta, fatta la legge elettorale, poi si va a votare, mentre invece mi è sembrato che anche oggi Renzi legasse molto, no, la riforma del Senato con quella della legge elettorale, e dunque sicuramente certo, i tempi non coincidono. Tra l'altro aggiungo che un altro elemento in più, l'onorevole La Russa oggi ha detto sempre che secondo lui comunque, come vada vada, fra un anno si va a votare. Nel bene o nel male, fra un anno si va a votare. Lei come la vede? Ah, dunque, innanzitutto io credo che bisogna fare un passo indietro. Noi siamo usciti dall'appoggio al governo Letta proprio perché pensavamo che oramai non ci fosse più possibilità di cambiare questo paese. In questo momento noi guardiamo con attenzione a quello che farà Renzi, perché noi siamo appassionati affinché i problemi che oramai abbiamo visto tutti hanno diagnosticati in maniera perfetta trovino anche un po' di terapia e non solo un'enunciazione perfetta di casi che poi non vengono mai risolti. Di questo abbiamo un po' bisogno tutti. Quindi noi siamo attenti e vogliamo valutare per il bene del Paese con la stessa responsabilità con cui abbiamo detto no a Letta qualche mese fa, sulla spinta del Presidente Berlusconi, a capire cosa davvero si vuole fare, perché il Paese ha bisogno di cure. Finora io ho sentito, e parlo anche se non sono sindaco, io sono solo anche consigliere comunale, quindi mi spiace farmi interruzione, però ci provo lo stesso. È dell'ambiente. Sì, esatto, però non sono sindaco, quindi mi sento un po' disarmato. E dico che davvero, al di là delle enunciazioni, dobbiamo cominciare a fare i fatti. Io ho visto ieri al Senato una serie di proposte che non potevano trovare d'accordo chi ha a cuore l'Italia. Il problema è come dobbiamo realizzarle. Io lo dico e lo ripeto, la diagnosi l'abbiamo fatta tutti. Ora abbiamo bisogno di terapia, perché il Paese non può più permettersi di avere aziende che perdono i colpi, non si può più permettere di perdere tempo a parlare di legge elettorale e non abbiamo i posti di lavoro. La gente non mangia né con le soglie di sbarramento né con le quote per quindi prendere il premio di maggioranza. Quindi ha maggior ragione, se anche si facesse la legge elettorale, perché andare subito a votare? Ma io sarei più contento, perché credo che dopo il Presidente Berlusconi abbiamo avuto una serie di... No, non mi ridica anche lei che non abbiamo votato il Presidente del Consiglio. No, però io ci terrei. Ci terrei. Ho capito, io quando mi portate l'articolo della Costituzione che dice che noi votiamo direttamente il Presidente del Consiglio, ecco, ve lo lascio dire. E questo è il suo errore. Fino a che non e ve questo lo... è il suo errore, no, perché noi non abbiamo bisogno di una legge, noi abbiamo bisogno solo di buonsenso. No, ho capito, quando guardi che voti. C'è una Costituzione da seguire. Ma portare chiedo a votare gli italiani, perché, esempio, non penso sia una perché per esempio una io mi chiedevo di giustamente tempo. No, diceva il Movimento 5 Stelle quando abbiamo votato l'anno scorso il 24 di febbraio, giusto appunto, cioè esattamente un anno fa, disse chi sarebbe stato il proprio Presidente del Consiglio? No, non sì, lo disse. Però... E non lo disse non perché se l'era dimenticato, ma perché lei non ne è fa un discorso in punta di diritto, io ne faccio un discorso in punta di fatto. Io credo che sia normale, ma credo che, come ha detto il Presidente del Consiglio, non ha paura ad andare a votare. Quindi facciamo la legge elettorale e poi non è questione di punta di diritto, è questione di ristabilire le cose. Perché però il PD si deve dare un senso a quello che diciamo. Il PD ha fatto le primarie addirittura sulla premiership. Quindi è ancora però più plateale privata, di così. Privata, come quindi. Sai, no? Vabbè, una cosa privata, tant'è ho capito, che però andiamo una cosa più che plateale. Privata, insomma, riguarda tutti tanto, la platera. No, perché lei la vorrebbe mettere pubblica? No. Vorrebbe farne una cosa io rimango dell'idea che le ho detto. Non è un problema né di pubblico né di privato. Io credo che sia normale per chi fa politica non avere paura del confronto. E questo è la posizione di Renzi. Tutto. Primarie non me lo chieda perché no, si lasciamo le primarie. No, primarie non le chiedo niente. Tanto che abbiamo il segretario eletto se... con le primarie no, che è Presidente sapere, del Consiglio. Visto che fra l'altro insomma si dice che lei potrebbe anche entrare in questo governo, perché fra domani e dopodomani si fanno i sottosegretari e il suo è uno di quei nomi che girano. Quindi non lo sarò? Sui sottosegretari ne girano talmente tanti che uno potrebbe pure Posto che questa pratica l'abbiamo già studiata, mi dica la domanda. No, la domanda invece è questa. Allora, c'è un accordo oppure no? Perché c'è Lupi, per esempio, diceva che c'era l'accordo, era stato fatto sulla legge elettorale. Guardi, quindi... non è che
le cose non siano chiare. Noi il rilancio dell'azione di governo attraverso Matteo Renzi e quindi della legislatura l'abbiamo fatto dicendo: se le cose funzionano possiamo andare avanti anche fino al 2018. Cioè il punto è, e il punto era quando c'è stato il cambio Letta-Renzi: vogliamo far partire il conto alla rovescia e dire che abbiamo solo 10 mesi, e poi il Big Bang ha detto stop, perché la prospettiva del governo Letta erano 18 mesi, lo stesso Letta si era iscritto, oppure vogliamo tentare di utilizzare nell'interesse dell'Italia per fare le cose, perché anch'io sono d'accordo con la diagnosi, è molto importante che condividiamo la diagnosi, però adesso passiamo alla terapia, allora vogliamo usare la terapia, perché l'Italia è abbastanza, non dico sia un malato molto grave, la crisi però è molto grave, allora la diagnosi è molto grave e la terapia non può durare un anno, forse ci vuole una terapia di riforme dell'interesse degli italiani in campo economico, in campo sociale, in campo istituzionale, che devono durare almeno 4 anni. Questa è la nostra prospettiva. Poi la legge elettorale deve andare avanti alla Camera, la riforma del Senato deve andare avanti in Senato in prima lettura e poi ci sarà il passaggio dopo la prima lettura della legge elettorale al Senato della riforma del Senato alla Camera. Sapendo, cioè, chi prima arriva fa tana, praticamente, questo è quello che sta dicendo. Si va avanti in parallelo, sapendo che una è una legge ordinaria e quindi potrà anche andare più veloce, l'altra è una legge costituzionale. Però il punto è che noi dobbiamo cominciare a fare nei prossimi mesi, oltre a queste cose che avevamo già avviato, per le quali non c'era neppure bisogno che il leader del Partito Democratico, che come leader del Partito Democratico aveva già sbloccato una situazione bloccata, grazie anche alla cooperazione, all'incontro con Forza Italia, all'incontro con Silvio Berlusconi, di cui non parliamo più, ma questo era un percorso già avviato dal Renzi solo segretario del partito. Adesso il Renzi, segretario del Partito Democratico, Presidente del Consiglio, vuole fare le cose che interessa l'italiano, allora, lavoro, fisco, allora aspetti, legge la interrompo della PA, su questo, eccetera, perché eccetera. Franco, correggimi se sbaglio, in questa intervista che ha fatto Renzi a Ballarò ha anche dato dei chiarimenti su alcuni punti che, ci chiedevamo, per esempio ieri, cioè quei famosi 10 miliardi per il cuneo fiscale. La cosa giusto? Che ha colpito di più è stato il reperimento di questi soldi, ha detto 15 giorni di tempo, 20 giorni di tempo, e ci dirà dove andrà a prendere i soldi per il cuneo fiscale. Quindi, io avevo capito anche per non solo cuneo fiscale, ma anche per pagare i debiti della pubblica amministrazione, che sono molto ma molto di più, cioè si parla di almeno 50, una cinquantina 60, di miliardi. Lui 50, ha detto 60 60 miliardi. Quindi, 60 miliardi, sì. E poi appunto abbiamo capito che 40. Il taglio del cuneo fiscale dovrebbe essere di 10 miliardi, non del 10%, perché ieri c'era ancora un margine di grande incertezza. 10 miliardi in più rispetto a quello che c'è già o 10 miliardi complessivi? Lei è in grado di... Rifomo la domanda perché non l'ho capita. Il cuneo fiscale. Allora, come lei sa, il governo Letta ha già tagliato il cuneo fiscale, di poco, ma lo ha tagliato di circa... Di altri 10 miliardi. Ok, quindi sono in più così, 10 così, miliardi. Così, questo così, è quello che... Così lo capisco. Benissimo. Anche perché però, quello che è stato tagliato finora è così poco è che contarlo o non però, contarlo uguale. Però l'indicazione che ha dato, l'indicazione che ha dato il Presidente... Si trattava comunque di 1,5 miliardi. Sì, l'indicazione che ha dato il Presidente Renzi sono abbastanza... Mi sembrava anche stasera abbastanza chiare, cioè... i debiti della PA vanno pagati attraverso il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti, come è stato fatto in Spagna, come in parte è stato fatto, secondo mi sembra, anche in Germania, cioè un anticipo della Cassa Depositi e Prestiti per evitare che le imprese chiudano per crediti, perché in Italia le imprese chiudono per crediti. Questo ha detto che lo si fa. Sì, dopodiché io le chiedo, siccome questo significa sforare il deficit. No. Con lo strumento della Cassa Depositi e Prestiti, questo non è, anche Olyren, anche l'ineffabile Olyren, io dico sempre, è più brillante come calciatore di Serie B. Quindi è vero che non si scorre. Con la Cassa Depositi e Prestiti non incide, non è una questione diversa quella del deficit. Non so se vogliamo entrare, però la Cassa Depositi e Prestiti non incide sulla questione. No, perché oggi erano in diversi esperti che dicevano ma attenzione, perché comunque questo va a incidere sul debito pubblico e poi si scora il deficit, guardi, e quindi come si guardi, fa? Secondo me no, però dato che il Presidente del Consiglio stesso ha detto ne parliamo con Padoan e tra 15 giorni vi diciamo le cose, lei mi rinvia tra 15 giorni oppure rinvita Padoan e le dà le indicazioni precise. Poi però, se si scopre però, che non poi, si però, può, una... siamo no, di nuovo da capo 12. Allora, andiamo nel tecnicismo, perché sennò sembra che io sia qua a fare il burattino no, e non ho voglia giusto, di fare il burattino. Bravo. Allora,
Il modello spagnolo dice che la Cassa Depositi e Prestiti può benissimo anticipare allo Stato il pagamento dei debiti alle imprese senza che questo possa essere computato come un aumento ulteriore del debito pubblico. Secondo noi il governo Letta avrebbe dovuto negoziare tutto il pacchetto dei debiti della pubblica amministrazione quando è stato alla Commissione europea, non solo quella parte, i 24 miliardi che era stato negoziato. Sì. E questo è il primo. C'è un modello spagnolo, la Spagna non è parte del Mercosur o dell'ASEAN, è parte dell'Unione europea, è un modello che funziona, vogliamo utilizzarla. Quindi il deficit non c'entra nulla. Noi non lo possiamo fare, quindi lei sta parlando di un modello spagnolo che noi ancora non possiamo fare. Ma perché non lo possiamo fare? Basta utilizzare le risorse della Cassa Depositi e Prestiti. Non c'è stato questo permesso. Ma non dobbiamo chiedere l'autorizzazione. Non dobbiamo chiedere l'autorizzazione a nessuno. Vediamo pure il nuovo ministro dell'economia quando entrerà. Se vi dico non c'è bisogno dell'autorizzazione della Commissione europea per ricorrere a questo modello, è così. Va bene. Io credo che la vaghezza del discorso di Renzi lasci spazio a tante interpretazioni. Io credo che la politica di Renzi debba anche essere sentita dal ministro, perché mi ha detto che ha parlato tutti tranne il ministro. Mi permetto di chiederlo, perché ho sentito pareri diversi oggi. Le due cose chiare che ha detto sono 10 miliardi di riduzione delle tasse sulle imprese e sul lavoro, cioè il cosiddetto cuneo fiscale, espressione che è orribile, ma che ha chiarito oggi, perché ieri non si era chiarito molto. E il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti sul modello di quanto ha fatto la Spagna per immettere liquidità nel sistema economico attraverso il pagamento dei debiti della PA. Queste non sono vaghe, sono due cose molto concrete. Poi parliamo delle altre cose più vaghe, ma queste non posso dirmi che sono vaghe, perché più precise di così. Del Rio che domenica voleva tassare i bot, oggi lui che specifica questo, speriamo non che oltre l'assessore al bilancio sentiamo anche il ministro. Scusi, però anche questo non c'entra nulla. Le questioni delle rendite finanziarie. Stasera il Presidente del Consiglio ha specificato che non si tratta di bot, ma si tratta di tutta una serie di attività finanziarie, soprattutto del settore privato, che in Italia sono tassate di 7 o 10 punti in meno rispetto non alla Corea del Nord, ma rispetto al Regno Unito, dove c'è qualcosa che si chiama City, Londra. Ecco, allora, l'idea è quella di aumentare la tassazione su alcune rendite finanziarie che sono oggi al 20-22%, quindi 5-7 punti sotto la media europea e 7 punti sotto quanto si fa a Londra, e da di lì ricavare ulteriori risorse per diminuire le tasse, IRAP innanzitutto, sull'impresa e le tasse sul lavoro, e anche lì per far ripartire la crescita. Allora, anche da questo punto di vista, il mio ragionamento era questo, che avrei preferito che ci fosse anche, volevo sentire anche il ministro cosa pensa, perché stiamo parlando tutti di provvedimenti, ce lo dirà fra 15 giorni. Però il ministro ha accettato l'incarico in un governo, il Presidente del Consiglio, che queste cose le ha dette molto chiare anche 2 mesi fa. Però se c'è un ministro facciamogli fare il suo lavoro, no? Non anticipiamo ogni 2 giorni. Ma se non ce lo diceva oggi per la fiducia, quando ce lo diceva? Se siamo Presidente del Consiglio che l'ha detto nella fiducia, quando sono i fatti? Renzi ha detto queste cose. Il 3 gennaio Padoan ha accettato di essere ministro di un Presidente del Consiglio che il 3 gennaio ha detto queste cose, che ha ribadito da voi in Senato, da noi alla Camera e stasera in TV. Quindi questo Padoan sa che questa è la linea del Presidente del Consiglio. Non è una sorpresa. No, non è inutile il ministro, ma non vogliamo ripetere l'esperienza che avete avuto tra Berlusconi e Tremonti. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che detta gli orientamenti politici, un ministro che collabora assieme al Presidente del Consiglio, lavorano insieme per raggiungere quegli obiettivi. È evidente, sentirlo dalla sua voce, è evidente che i litigi tra Berlusconi e Tremonti non li rivedremo, perché non sono nell'interesse del Paese. Non abbiamo più molto tempo. Vincenzo, dici invece che cosa ci hanno detto oggi dall'Europa, perché nel frattempo, appunto, mentre noi stiamo qui a cercare di capire se si sfora o no il deficit e... Sì, allora, io ho l'impressione oggi che erano attese le previsioni, cosiddette previsioni cioè che non vada via così liscia, insomma. Previsioni d'inverno della Commissione europea, previsioni che non sono positive per l'Italia, perché ha rivisto a ribasso la crescita, la produzione di ricchezza in Italia. Il governo Letta aveva, possiamo vedere anche un cartello, il governo Letta aveva previsto per il 2014 un più 1,1% di crescita. La Commissione europea
valuta la crescita italiana nel 2014 al più 0,6%, mentre come vedete la media dei paesi dell'euro, dove c'è la moneta, l'euro, quindi sì, l'eurozona, è esattamente il doppio, al più 1,2%. Quindi questa non è una buona notizia e per questo motivo la Commissione pone l'accento sulle misure necessarie all'Italia per stimolare la crescita e per migliorare questo dato. Dal punto di vista L'Iran fra l'altro oggi ha ripetuto che il nostro un concetto che ha già ripetuto nel giorno della designazione di Padoan, ha detto comunque Padoan sa cosa fare, che può essere letto in vari modi a secondo di chi commenta queste parole. Guarda, il problema è che Oliren non ha mai dimostrato di sapere quello che doveva fare lui. Questo è il problema della Commissione europea. Quando c'era Berlusconi l'Europa era Oliren è un problema per l'Europa innanzitutto. Oliren è un problema per l'Europa e poi ovviamente hanno rischiato di vendere tutti i nostri bond, il signor problema per l'Europa oggi ha parlato di crescita. Oliren è in uscita, candidato al Parlamento europeo, non sarà commissario all'economia e finanza. Non è con lui che dovremmo trattare le cose importanti per gli italiani. Sì, però non possiamo avere due pesi e misure. O l'Europa è sempre importante o possiamo non considerare. Ci sono dei commissari europei bravi, ci sono dei somari. Olli Rehn è un somaro. Era un somaro anche prima? Olli Rehn è sempre stato inadeguato. Anche quando Berlusconi e Tremonti litigavano. Il problema però è che quando Berlusconi e Tremonti litigavano facevano sembrare Olli Rehn un genio, un gigante, ha capito qual è il problema? Dice, sì. E invece comunque, adesso? Comunque, questo Olli Rehn che ci ha sempre bacchettato sul rigore, invece oggi parla di crescita. Sì. Crescita che però, scusa Vincenzo, io ti chiedo una cosa, perché i dati che ci hai fatto vedere non sono confortanti. Quelli che sono stati resi noti oggi dall'Istat sul commercio sono ancora più drammatici. Sì. Perché ci raccontano di un crollo della possibilità di spesa, dei consumi in Italia, addirittura mai quantificato da quando sono cominciate le serie storiche, cioè dal 1990. E questo fa il paio con un altro dato che oggi ha dato la Commissione europea e che riguarda la disoccupazione in Italia, che nel 2014 sarà al 12,6% se non vado errato, e dunque Olli Rehn chiede ancora all'Italia di fare qualcosa, di fare delle riforme strutturali importanti in tema di mercato del lavoro e in tema di riforma fiscale, che poi sono gli argomenti importanti, i temi, il nucleo centrale di quello che vorrebbe fare nei primi mesi di attività l'esecutivo Renzi. Solo l'unico dato Rehn positivo è un somaro, come dice Gozzi, io non capisco se dobbiamo dargli retta oppure no. Adesso poi c'è un dato positivo, se lo vogliamo mi passi la battuta, ma a lei sembra che la posizione che Olli Rehn ha tenuto in questo periodo sia la posizione di un commissario europeo che ha a cuore veramente le sorti della zona euro o di qualcuno che deve recitare la sua lezioncina perché è in uscita e perché semplicemente non vuole uscire dal suo schema? A me sembra più la seconda, però le ripeto, adesso a parte le battute... Però Rehn lo dice da sempre, si comporta da sempre così, non è che ha cambiato registro ultimamente, adesso le vorrei far notare che noi Olli Rehn è così rigoroso, ce lo ricordiamo da... Sembra che io sia venuto qua a fare le sorti, io in questa trasmissione le ho detto che Olli Rehn era più brillante come calciatore di Serie B di calcio finlandese e come commissario europeo, quindi glielo ho detto 2 anni fa, quindi il punto è che noi non è che ci possiamo impiccare Olli Rehn, noi dobbiamo valutare, fare valere attraverso le riforme che facciamo in Italia, la nostra posizione, che è di radicale cambiamento di alcuni aspetti della politica europea dell'Italia e della politica economica europea. Guardi che cosa ci stanno facendo vedere, la regia però... ci sta facendo vedere, perché sta anticipando le prime pagine di alcuni quotidiani, questo è Milano Finanza, che appunto mette in evidenza proprio la raccomandazione del commissario all'economia europeo che dice Italia taglia il debito. Quindi attenzione, ma la posizione di tagliare il debito, con le ricette unicamente di Rehn. E guardi che Padoan non viene dalla Commissione europea, viene dall'OCSE. L'OCSE è un'istituzione che sta a 1 ora di treno
dalla Commissione europea a Parigi, che ha proposto, certo, in questi anni, negli ultimi anni, delle ricette molto diverse da quelle che ha proposto Olli Rehn. E cioè ha indicato chiaramente che il solo rigore, la tutta austerità di questi anni, ha dimostrato che il problema del debito lo aggrava anziché ridurlo. Quindi bisogna lavorare molto di più su delle misure per la crescita. Questo vuol dire fare, per quanto riguarda il nostro paese, perché a noi interessa innanzitutto l'Italia, fare quelle misure che abbiamo detto: lavoro, fisco, taglio della spesa e debiti della PA, per avere la credibilità e l'influenza necessaria, soprattutto durante il semestre italiano di Presidente dell'UE, per pretendere dall'Unione Europea e per convincere i nostri partner e innanzitutto spingere un cambio della politica della Germania. Mi lasci finire il ragionamento, per favore, mi lasci finire il ragionamento, perché altrimenti se mi interrompete sempre. Il cambio della politica della Germania per avere in concreto e non a parole quella flessibilità nella valutazione degli investimenti di cui anche a Bruxelles si parla da giugno del 2012, ma che non abbiamo mai visto attuata. Questo punto, è il punto. Punto, okay. Punto, perché dobbiamo andare in pubblicità. Sì, ma, punto, perché, punto, perché, scusa, dobbiamo andare in pubblicità. Ha ripetuto la sintesi, non della possiamo permetterci di sforare questa sera. No, scusa, no. Punto, ripegliamo dopo la pubblicità, perché, ripeto, la questione è fondamentale: dove e come si cresce. Forse ce lo diranno fra 15 giorni, ma nel frattempo noi cerchiamo di capirlo. Pubblicità. Allora, se è l'1:07, nel frattempo lo streaming della riunione del Movimento 5 Stelle si è di nuovo interrotto e quindi in questo momento non siamo in grado di dirvi se... Sì, ma non hanno ancora deciso niente, non è stata assunta la decisione. Per ora, esatto, niente. Per ora i quattro senatori ci sono ancora, però facciamo vedere un pezzettino di questa riunione, che eccola qua. Io sono uno, vedete, della sala dei gruppi parlamentari, esatto, e devo dire abbastanza partecipata, però non numerosissima, no, insomma, ci sono tutti quelli che ci devono essere. Beh, no, mi pare forse che non ci sia stata una linea, ma metà, lì ci hanno 200 persone in quella sala, ma sono molti di più, come sai. Però per l'appunto il senatore Mandelli commentava che non è il momento di espulsioni adesso, facendo un calcolo prettamente politico, diceva non conviene buttare fuori. Non compete a me, era solo una battuta, intanto che aspettavamo la ripresa dopo il break, per dire che ovviamente un'uscita in Senato potrebbe andare a giovare al... Come dicevamo, per l'appunto, a fare da stampella a qualcun altro, e vedremo. Speriamo nella coerenza. Non lo so. Nel frattempo oggi, fra l'altro, il Movimento 5 Stelle è stato protagonista anche di un'altra vicenda che è stata immediatamente invece questa messa su Facebook e quindi a disposizione di tutti, perché c'è stato uno scambio di messaggi che però il Movimento 5 Stelle ha definito pizzini, eccoli qua, fra il Presidente del Consiglio, Renzi, e Luigi Di Maio, che è uno dei vicepresidenti della Camera. Ed è stato subito denunciato dal Movimento 5 Stelle. Ora io la chiedo a voi una valutazione, partendo da lei, senatore. Secondo lei appunto sono pizzini, è corretto, no, come mi, modo di guardi, fare? Io lo dico con tanto orgoglio, ho fatto tanti anni il consigliere comunale, un atteggiamento da sindaco. Cioè, voglio dire, c'è un rapporto forse che è molto più vicino nella consuetudine di un consiglio comunale rispetto a quello che è un ambiente parlamentare più variegato, più complicato, che non deve essere per forza un'accezione negativa, però sicuramente con dei problemi... Però lei dice c'è una solennità diversa. C'è un rapporto completamente diverso rispetto a quello che si instaura in un consesso magari di un consiglio comunale, e lo dico per esperienza, non per sentito dire. Io, vedendo questi inviti, mi sembra davvero un po', anche senza nessuna offesa, un po' puerile. Un bigliettino così mi pare veramente... Di Maio li ha definiti biglietti berlusconiani. Ma io non penso che il Presidente Berlusconi abbia dei biglietti berlusconiani. Dico solo che mi pare davvero un tentativo, forse anche così, di amicizia. Però ecco, qua il clima è un po' diverso. Qua cioè non si fa. No, io non lo farei, però
Io non sono stato sindaco e quindi mi sento un po' frenato nel mio giudizio. Ma no, si farà. Lei che giudizio ne dà? La normalità, alla Camera i biglietti si mandano sempre quando vuoi dare un messaggio, parlare ai membri del governo o alla Presidente della Camera o a chi preside la Camera, perché è da regolamento, non si dovrebbe, alcuni lo fanno ma non devono farlo, andare sui banchi del governo a parlare col governo, perché il governo è tenuto a seguire gli interventi. Infatti dei deputati. Tutto questo è nato proprio da uno del Movimento 5 Stelle che giustamente si è risentito perché parlavo al Presidente del Consiglio scrivere delle cose ai membri del governo che sono seduti Renata o al Presidente, al Presidente è la normalità. Il problema è il tema. È la normalità, insomma. Poi era stato... Credo che fosse il momento in cui, gli esponenti del 5 Stelle avevano cominciato a schioccare le dita a stile famiglia Adams. No, veramente no, era il momento in cui c'era gente che disturbava il governo. Semplicemente il Presidente del Consiglio cerca era nel momento in cui c'erano degli parlamentari, tra l'altro dell'opposizione, senza fare i nomi, che erano ai banchi del governo a parlare col Presidente del Consiglio e col Ministro. Tant'è vero che Di Maio, nel primo biglietto, perché sono stati 4 biglietti, 2 di Renzi e 2 di Maio, nel primo biglietto Di Maio dice: guarda che questo non si può fare, la Presidente della Camera avrebbe dovuto invitare la deputata X a accomodarsi al suo posto. Ecco, quindi voglio dire. Sì, ma questi biglietti sono la normalità. Il senso politico è poi che lui cerca, come giustamente ci faceva notare il senatore Mandelli, invece di portare il Movimento 5 Stelle Sui singoli provvedimenti, noi lo diciamo sempre al Movimento 5 Stelle, ma su questo ci state o no? Matteo Renzi, la prima volta che era alla Camera per il voto di fiducia, ha dato un segnale a un esponente importante, conosciuto, vicepresidente della Camera, Movimento 5 Stelle, è sempre così, oppure quando si comincia a lavorare seriamente possiamo contare su di voi sui singoli provvedimenti. Scusa, non c'è questo tipo di possibilità di dialogo. Mi pare che la diretta streaming prima di Bersani e poi di Renzi ha dimostrato che forse a me pare fuori luogo, ma è la mia sensazione, posso sbagliarmi. Dico solo che il biglietto ci sta, forse però mi pare un po' fuori da quello che è il contesto, che magari io sbaglio a valutare, ma mi pare proprio di poca collaborazione. E questa sera si dimostra Le riforme nell'interesse degli italiani siamo sempre pronti a dialogare con tutte le forze in Parlamento, anche col Movimento 5 Stelle. E va bene anche metterlo online. Non è però un dogma solo vostro. Siamo disposti per il Paese. Cosa vuol dire mettere online? Allora, dimostrare che gli accordi si fanno alla luce del sole, non come non sottobanco. Alla luce del sole è la frase che ha scritto Matteo Renzi nel suo primo biglietto, quindi. No, io volevo dire, secondo me mi sembra che si faccia quello che ha scritto oggi Renzi è quello che ha provato a fare in forma orale nel famoso faccia a faccia con Grillo in diretta streaming, e finora sia in forma orale con Grillo sia in forma scritta con Di Maio è stato sempre rimpallato e non è riuscito a aprire un canale di dialogo col Movimento 5 Stelle. Ma un domani, quando presenteremo il provvedimento sui debiti della PA o sulla riduzione dell'età sul lavoro, noi ci rivolgeremo a tutti i gruppi politici in Parlamento, e se ci saranno dei gruppi politici, che siano SEL, che siano Fratelli d'Italia, che siano il Movimento 5 Stelle, che sia Forza Italia, che li vorranno votare, noi saremo molto contenti che anche Forza Italia è disposta a votare praticamente tutto. Oggi siete stati un grande entusiasmo. Sarà questa primaria di Primavera Romana che la contagia. A voi sicuramente, però, perché appunto ho notato questo entusiasmo, questo innamoramento. Io arrivo dal clima del Senato ieri, proprio eravamo molto sereni in un ragionamento che è quello che ha dimostrato Silvio Berlusconi fin da qualche ora dopo le elezioni un anno fa. Se c'è un provvedimento, e prima di tutto la legge elettorale, questo lo ridico fino alla nausea, ma se c'è un provvedimento che va incontro agli italiani... Se salta quello, salta tutto. Probabilmente sì. Io dico il mio parere, probabilmente sì, perché al di là dello sfoggio di latino che non faccio, i patti davvero sono da rispettare. Però detto questo, io torno al tema. E
Mi spiace che ridico la frase con cui ho esordito stasera, ma la diagnosi l'abbiamo fatta. Allora, questi provvedimenti, chiacchiere, belle, con tutti gli artifici della retorica, con tutti i metodi della comunicazione verbale e non verbale migliori del mondo. Adesso però io voglio vedere dove stiamo andando, voglio vedere le cose, voglio essere in commissione bilancio e valutare come vanno le cose per davvero. Se dobbiamo prendere i soldi dalle nonnine lo dobbiamo sapere, se non dobbiamo prenderli lo dobbiamo sapere. Chi ha 100.000 euro di buoni del tesoro è una nonnina? Al di là dell'età anagrafica, cioè, no, poi 40 euro, la domanda euro. Lei lo considera una persona povera, no, che non può mettere a disposizione 50 euro? Io 100.000 era l'esempio. Un'estrazione di Bari, non entro mai nei ragionamenti, perché magari questi 100.000 euro sono frutto di un lavoro, di una vita che magari da piccolo imprenditore non hai avuto la possibilità di pagare. Quindi non vado mai a vedere questo, non è un problema mio. L'importante è che i soldi siano stati guadagnati onestamente e su questi soldi siano stati pagati le tasse. Io non entro in altri ragionamenti. Detto questo, se uno ha 100.000 euro e io gli frego anche 50 euro, visto che tutti abbiamo... Mi prego, glieli chiedo per contribuire al benessere della nazione. I patti sono da fare prima, non posso prenderglieli dopo, perché con questi tassi e con ai lavoratori che conta... dipendenti però sì. No, non mischiamo tanti piani. Se finiamo un ragionamento lo finiamo, se ne prendiamo tre facciamo solo confusione, non fa un bel lavoro lei, non faccio un bel lavoro io, non capiscono niente chi è a casa. Allora io dico che... con i tassi dei bot in questo momento, con quello che costa la gestione spicciola dell'operazione bancaria, se io ti prendo 50 euro, se me lo dicevi io li lasciavo liquidi. Dico solo queste. Poi lavoratori e non lavoratori, apriamo in un altro capitolo. Però se vogliamo fare una cosa seria, non mischiamo i due piani, sennò facciamo confusione. E i lavoratori li abbiamo tassati direttamente. Non è questo il tema. Perché hanno pagato finora, no? Sì, rimaniamo nel concetto che lo Stato si occupa delle persone per bene che pagano le tasse. Gli evasori sono un altro problema. Non dobbiamo andare a dire l'imprenditore quando lavora e denuncia paga esattamente come paga il lavoratore in misura di quello che deve essere. Ma noi non è che dobbiamo pensare di mischiare i piani del nostro ragionamento. Io dico solo che in questo momento tassare i 50 euro i bot sono davvero dei soldi che andiamo a prelevare rendendo inutile quell'investimento. Questo è quello che dico, il resto sono altre cose. Bene, questa è la sua interpretazione, abbiamo il tempo. No, un attimo, questa è la realtà dei fatti, perché i tassi sono questi, non è la mia interpretazione. Abbiamo giusto il tempo al volo di vedere un paio di pagine di quotidiani. Io chiedo alla regia di partire dal Giornale, così siamo un po' più rapidi e ne vediamo insomma un pochino meno. Eccole qua, giusto per capire come leggono appunto la giornata e qual è l'interpretazione. Il Giornale, lo vedete, l'opposizione è il PD, lo dicevamo prima, sottolineano soprattutto quelle che sono state le tensioni all'interno del partito e soprattutto il Giornale dice inizia la sfida vendetta dei rottamati. Anzi, su questo Gozzi deve essere telegrafico, secondo lei quando è che cambia segretario il PD? Perché la tendenza è un po' quella, no? Segretario del PD e Presidente del Consiglio, come previsto dal nostro statuto, per la prima volta il nostro segretario Presidente del Consiglio continuerà a farlo. Quindi lei dice non tocchiamolo, non sminiamo, No, perché il tentativo, qualcuno dice, no, è già questo. Tentativo, a mio avviso, non è in corso e su questo riprendo la frase con cui abbiamo iniziato stasera del collega. Credo che la lezione dei 101 l'hanno imparata tutti, anche i 101. Allora, andiamo a vedere dopo il Giornale qual è il titolo invece che sceglie di fare il Fatto... Ah no, Europa. Fiducia per Renzi e per le sue riforme con il Movimento 5 Stelle guerra e lo abbiamo visto. Andiamo avanti, andiamo a vedere. Eccolo qua, il Fatto Quotidiano, non c'è nessun appello. Il dilettante allo sbaraglio, bocciato in economia. Renzi appunto dice che spiega con tre tweet come intende fare e però per il Fatto non sono sufficienti. Andiamo avanti, dopo il Fatto vi mostro Libero, ci prende in giro e anche Libero sembra leggere in quello che è avvenuto oggi, eccolo qua, vedete in realtà non punta a governare ma alle elezioni.
senatore, lei continua a guardarmi così, va bene, però dice con la squadra che ha e i soldi che non ha, e ieri appunto l'Europa lo ha gelato, Renzi sa benissimo che non può realizzare il programma. Ancora voi avete questa apertura di credito, però sappiate che insomma chi... Non è illimitata, eh? No, però insomma evidentemente c'è già chi ha deciso che è chiusa questa apertura. Ha avuto la fiducia ieri. Esatto, ma l'Italia è così, no? È così, sì. Ah, infatti andiamo avanti. Siamo ridotti. Andiamo ma avanti. Ma è un'abitudine che abbiamo cominciato noi. Questa è la Padania, a scuola dai Veneti, perché per l'appunto Renzi se ne va subito a Treviso per vedere di... mettere il naso in un istituto scolastico, ha detto che lo farà una volta a settimana, visto che la scuola la ritiene così importante, e interverrà sull'edilizia scolastica. Andiamo a vedere dopo la Padania, al volo, Sole 24 Ore, il titolo ovviamente è economico, PIL in ribasso ma migliora il deficit, il debito è record, sono 133,7%, e Ren ci dice fare di più per una riduzione. Abbiamo già visto il titolo di Milano Finanza, che appunto con le raccomandazioni del commissario europeo. L'ultimo che vi voglio far vedere è il titolo del Messaggero, eccolo qua, con Renzi che dice l'Europa non ci detti la linea. Vedremo se davvero sarà così. Posso fare un'osservazione? Sì, un dato rapidissimo che sicuramente è interessante capire è che se, come sembra, il PIL è in ribasso, la nostra previsione di bilancio è stato fatto su un PIL diverso, quindi questo è già una difficoltà che appunto vorrei... non ho la soluzione, io non sono sindaco e quindi dico solo questo è il problema. Allora, Luca Speciale. Buonasera e benvenuto. Anche nello sport si discute su regole e loro applicazioni. Perché tu già ieri ci avevi anticipato una questione che aveva a che fare con gli stadi pieni, vuoti, chi poteva andare, chi... Sì, oggi è successo che l'alta corte del CONI ha detto no alla Roma e quindi sabato si giocherà a Roma-Inter con tre settori dello stadio chiuso. La Juventus è stata solamente multata per gli striscioni di Superga e poi c'è la rabbia di Firenze e dei Della Valle per la maxi squalifica a Borca Valero e la giornata a Montella, Fiorentina, prossima avversaria di Juventus e Napoli, quindi insomma importante nel discorso del vertice. Sentiamo. Tutto confermato, mezzo olimpico rimarrà deserto sabato sera per Roma-Inter. L'alta corte del CONI ha detto due volte no alla Roma, respingendo il doppio ricorso presentato dalla società giallorossa. Quello relativo alla chiusura delle due curve provocata dai cori di discriminazione territoriale scanditi durante la semifinale di Coppa Italia Roma-Napoli. L'altro che chiedeva la sospensione in via cautelare della chiusura dei distinti sud, il settore da cui erano partiti altri cori dello stesso tenore durante Roma-Sampdoria. Un doppio rifiuto accompagnato però dalla richiesta rivolta a CONI FGC di riflettere sulla congruità della normativa, che tradotto significa il nostro compito è applicare le regole, il vostro è ripensarle. Mano morbida invece nei confronti della Juve, nessun settore chiuso, solo un'ammenda di 25.000 euro per i due striscioni esposti nel derby che prendevano di mira la tragedia di Superga. Il giudice Tosella ha spiegato la decisione sottolineando che la Juve ha concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Una spiegazione che ha lasciato dietro perplessità acuite anche dalla recidività del club torinese è una domanda. Se i due striscioni sono stati portati nello stadio ed esposti senza che nessuno intervenisse, allora in cosa è consistita la collaborazione preventiva e di vigilanza della società bianconera? Mano pesante invece sulla Fiorentina dopo l'acceso pareggio di Parma. Un turno a Diakité e Pizarro e ben quattro a Borca Valero. La stangata per lo spagnolo è arrivata, si legge nel comunicato ufficiale, per aver spinto con veemenza un calciatore avversario e messo una mano sulla spalla dell'arbitro spingendolo. Un provvedimento che ha scatenato l'ira dei tifosi viola, già furiosi per alcune decisioni arbitrali, e che costringerà la Fiorentina a giocare le fondamentali sfide con Juve e Napoli senza il suo leader. La città è stanca, ha detto Andrea Della Valle, che ha aggiunto, è una situazione che va avanti da mesi, d'ora in avanti vigilerò. La società ha annunciato ricorso, intanto domenica contro la Lazio in panchina non ci sarà Vincenzo Montella, anche lui fermato per un turno. Il motivo? Aver rivolto all'arbitro un'espressione insultante. Luca, ti devo interrompere vai. Perché è arrivata adesso la notizia che per l'appunto invece l'Assemblea del Movimento 5 Stelle ha deciso per l'espulsione dei quattro senatori che erano in predicato, ovvero Alberto Orellana, Francesco Campanella, Lorenzo Battista e Fabrizio Bocchino.
ovviamente adesso toccherà al web ratificare, diciamo, questa decisione. Non è detto che dicano sì, va bene per l'espulsione. Abbiamo già visto in due occasioni il web ha smentito quelle che erano le indicazioni, almeno quelle date da Grillo. Questa però al momento è la situazione. Quattro senatori espulsi. Prego. Riprendiamo il discorso dopo il servizio che riguardava i torti arbitrali. Andiamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport e tutti i giornali sottolineano anche oggi questo tema. Arbitri, dilaga la protesta, stufi di voi, un'altra vergogna, quattro giornate di squalifica a Borcavalero, Della Valle, siamo stanchi. Braschi e Nicchi, adesso basta, anche a Trebisonda contestano la Juve in vista dell'Europa League per il gol negato nella gara di andata. Multa irrisoria per gli striscioni, le offese a Superga costano solo 25.000 euro. Respinto il ricorso della Roma, cambierà la norma sulle curve chiuse. Tutto Sport che titola Viola di rabbia e Giovinco che dice la Juve ruba è lo slogan solo di chi perde. Sulla Gazzetta dello Sport vediamo ancora la Fiorentina, non ci sta. Braschi, ora spieghi, con Andrea Della Valle che dice con Balotelli c'è stata meno severità. E c'è anche la Champions League tra i temi. Di spalla vediamo Mancio contro Mu, sarebbe Mourinho, per gli amici e nemici un'altra super sfida con Mourinho, con Mancini che oggi ha affondato, ha detto ho costruito l'Inter con cui lui ha vinto. In serata si sono giocate due partite da registrare, la vittoria del Borussia Dortmund sul campo dello Zenit di Spalletti per 4-2 e la crisi del Manchester United che ha perso 2-0 con l'Olympiakos. Parlando di Mourinho, c'è da dire che è stato vittima di un fuorionda, sono state captate da Canal Plus alcune sue frasi confidenziali e dopo lui chiaramente se l'è presa molto con i giornalisti nella conferenza stampa di vigilia della Champions League. Lo sentiamo. Di Mourinho sono noti gli eccessi, da oggi anche fuori onda. Lo Special One non pensava di essere ripreso dalle telecamere di Canal Plus mentre parlava di calcio in francese con un conoscente. Un giudizio negativo sull'attacco della sua squadra, il Chelsea. Non ho attaccanti che sappiano segnare, dice. Ho pensato a Falcao, ma lui ha deciso di andare al Monaco, dove si gioca davanti a 3.000 spettatori e si va per chiudere la carriera. Poi le insinuazioni sull'età di Samuel Eto'o. 32 anni. Di anni ne ha 32, ma potrebbe averne anche 35. Dopo aver visto il video in TV, Mourinho ha approfittato della conferenza stampa pre-Champions per scatenare la sua ira contro la stampa. Penso che dovreste essere imbarazzati, voi come giornalisti, non io per quello che ho detto. Non credo che siate felici del fatto che uno di voi ha registrato una conversazione privata e l'ha resa pubblica. Domani infatti il Chelsea sarà di scena ad Istanbul negli ottavi di finale contro il Galatasaray di Roberto Mancini. Tra i due tecnici si sa non c'è amore, anzi una cordiale antipatia che dura da quando nel 2008 Mourinho prese il posto di Mancini sulla panchina dell'Inter e che il tempo ha soltanto acuito. Mourinho ha vinto la Champions con l'Inter perché ha ereditato una buona squadra, costruita da me. Questo l'affondo della vigilia del Mancio, che in vista del match di domani ai londinesi riconosce tutti i favori del pronostico. Ma occhio a Snyder e all'ex Drogba, che meditano lo scherzetto al loro mentore. Bene, è tutto, fermiamoci qui, siamo in ritardo. Dai. Va bene, allora, Vincenzo, ci devi solo dire al volo che cosa sta succedendo in Ucraina, se ci sono cose dell'ultima ora. Dell'ultima ora, perché, no, ma oggi... Perché la vera preoccupazione oggi era se c'erano i carri armati a Leopoli. Sì, però nessuno li ha visti. No, allora... In Crimea, Repubblica Autonoma di Crimea, che fa parte dell'Ucraina ma che in realtà è russa, dopo la svolta a Kiev e la deposizione del presidente filorusso Yanukovych, sventola, lo vediamo nelle immagini, la bandiera russa. I blindati all'interno delle caserme russe, lì ci sono 14.000 soldati russi a Sebastopoli e c'è la fonda, la flotta navale russa da oltre 200 anni, si sono messi in movimento ufficialmente per proteggere le sedi militari russe, però naturalmente è un movimento che ha anche un valore simbolico in questo momento specifico. Il governo russo valuta anche la possibilità di dare facilmente dei passaporti ai cittadini della Repubblica di Crimea russofona e quindi c'è la possibilità, lo spettro di una secessione, quella parte di Ucraina che possa probabilmente andare con la Russia e quindi spaccare in due l'Ucraina. Il problema
come sempre di natura economica. La Russia ha già congelato la tranche di prestito di 15 miliardi di euro, a Kiev è arrivata l'Ashton, è arrivato il sottosegretario di Stato americano alla Casa Bianca. Oggi, stasera, Lagarde ha promesso aiuti, tutti promettono Lagarde aiuti economici, il Fondo Monetario Internazionale, quindi la partita si gioca evitare adesso dal punto di vista economico. Va bene, punto, perché è davvero tardissimo, è 1:30. Quindi grazie per essere stati con noi, adesso vi auguriamo la buonanotte e buonanotte anche a voi. Buonanotte.